Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della pace sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, nella semplicità della nascita a Betlemme, il Signore Gesù ci parla dell'umiltà e della semplicità del nostro Dio, che viene per salvarci. Noi rappresentiamo la sua nascita nella semplicità e nell'umiltà, ma per lanciare un messaggio forte di fede e di speranza. Invochiamo la benedizione di Dio su questi presepi, perché coloro che verranno possano ricevere un messaggio di pace per il proprio cuore e per il mondo intero. Diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, la tua parola santifica tutte le cose e fondi la tua benedizione su di noi e su questi presepi, e concedi a coloro che visiteranno questo luogo di ottenere, per mezzo del tuo amore e della tua volontà, la pace, la gioia e la serenità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Io benedico questi presepi con l'augurio che ho detto nella preghiera, che chiunque venga a visitare questo luogo possa ricevere un messaggio di pace. In un momento così difficile della storia del mondo, in un momento in cui c'è un attentato continuo contro la vita dell'uomo, noi con questi presepi ancora una volta vogliamo lanciare un messaggio di speranza, un messaggio che deve toccare il cuore di ogni uomo e, soprattutto avvicinandosi il Natale, il cuore soprattutto di coloro che hanno volontà di male, perché si convertano e possano agire ed operare per il bene. C'è una pagina dell'Antico Testamento che dice: Signore, le spade si trasformano in vomeri e in aratri, perché l'uomo possa vivere nella serenità. Io credo che questo augurio dobbiamo farci in questa serata, mentre inauguriamo questi presepi, che un messaggio di pace raggiunga il cuore di ogni uomo. E il nostro pensiero va in questo momento anche al Papa, che sta facendo un viaggio difficile. Molti lo avrebbero sconsigliato, ma lui ha detto: io vado. Ecco, va per portare pace e per dare un messaggio di pace forte, con coraggio, sfidando anche quelle che sono le difficoltà e i pericoli che lui può affrontare. Però ecco, noi vogliamo proprio chiedere al Signore che questo Natale sia ancora una volta un forte richiamo alla pace, alla fratellanza e alla serenità nella vita dei popoli. Ecco, con questo io saluto il Presidente, gli amici del Presepe, il nostro Maestro, il Presidente Emerito, nostro Maestro, che con piacere io vedo qui. Saluto il Vice Sindaco e per la sua presenza, perché è una presenza importante, per, anche per i nostri amici, i nostri artisti, una presenza, ti dico, ci tenevano a questa presenza, per cui ecco, saluto tutti voi e voi gli artisti che avete preparato questi presepi, perché veramente questa è un'arte e trasmettiamo queste arti belle, positive, che riempiono il cuore. Si trasmettono tante arti negative, questa è un'arte bella, positiva, che riempie il cuore e che noi, ecco, veramente dobbiamo trasmettere alle nuove generazioni. Con questo spirito io invoco la benedizione di Dio su questi presepi e su tutti noi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di noi e su questi presepi. Amen. Auguri! Ovviamente ricalca quella che è la storia di Benevento, come alcuni presepi sono stati realizzati rappresentando la storia di Benevento nell'arco di Traiano, Portarsa e tutte le qualche monumento di Benevento. La cornice di Palazzo Paolo V diciamo che è un poco stretta per questa mostra, perché noi la cornice è di tutta la città di Benevento che è affezionata a questa mostra, così come l'amministrazione comunale che ci dà la possibilità di allestire in questa sala prestigiosa, possiamo dire, prestigiosa e storica. I pannelli che sono stati stampati qui per la scenografia di questa ottava mostra rappresentano la storia dell'associazione, fondata nel 2007 da Francesco Salvati, da Francesco Maturi e tante altre persone che hanno lavorato negli anni per portarci fino a questi giorni. Io passo la parola
Raffaele Del Vecchio, vice sindaco, amico, amico degli amici del presepe. Beh. Amico anch'io dei presepi, in effetti la vostra associazione nasce nel 2007, ricordo, ho partecipato alla nascita di questa associazione con naturalmente il dottore Maturi e sempre con il maestro Salvati. Avete avuto un grande merito, avete un grande merito. La cultura del presepe è una cultura che è nostra, è tipica soprattutto della popolazione del sud Italia, del mezzogiorno, e tuttavia la cultura del presepe che noi ovviamente accogliamo ogni anno nelle nostre case, quello che voi avete inserito, avete fatto crescere, prima avete seminato e poi avete curato, è quello di far crescere in molti appassionati la capacità di realizzarlo il proprio presepe, e naturalmente inserendo degli elementi che distinguono quello vostro, quello beneventano, da tutti gli altri presepi. Noi ci mettiamo in molti, ne vedevo uno molto importante con l'Arco di Traiano, nei nostri presepi con la guida del maestro Salvati c'è una parte del centro storico di Benevento, e questa è la specificità, cioè la natività con tutti i suoi valori, i suoi simboli, che in effetti si cala all'interno non della classica grotta, ma all'interno dei nostri monumenti, al di sotto dei nostri monumenti, è esattamente questa la specificità che voi avete creato. Mi fa piacere che quest'anno sia ritornato a Palazzo Paolo V, abbiamo avuto un anno diciamo così di stop, non deve più accadere, e Palazzo Paolo V è a vostra disposizione anche per i prossimi anni. Naturalmente, se questi spazi saranno sufficienti, Massimo prima diceva la nostra mostra, le nostre mostre crescono, i lavori, quelli più importanti, naturalmente sono sempre più numerosi, vale la pena di metterli in mostra, di farli vedere ai nostri concittadini, avere per voi che li avete realizzati la soddisfazione di, appunto, di farli apprezzare, di farli vedere. E naturalmente ci dovremo porre forse il problema nei prossimi anni di allestire una mostra ancora più grande. E non posso non, salutandolo, non condividere le parole del nostro Don Pompilio. È un Natale particolare, è un Natale particolare perché è sempre la Natività, il Natale è un simbolo di pace, è il contenuto stesso del Natale, una rinnovata pace che ci scambiamo. E quest'anno però non è soltanto una petizione di principio, quest'anno c'è davvero bisogno di ogni appello alla pace. Quando entra un presepe nelle nostre case, ai nostri bambini dobbiamo far capire perché naturalmente quel presepe è lì e qual è il significato. Quest'anno abbiamo davvero bisogno di pace, e soprattutto, e si sottolinea questo aspetto, si stanno scatenando nel mondo delle tensioni che sono tornate ad essere tensioni legate al credo, alla religione, e questa è una cosa incredibile. Noi naturalmente che ci rappresentiamo, ci raffiguriamo e ci sentiamo rappresentati nella Natività, dobbiamo avere la capacità, noi stessi, che peraltro abbiamo subito un colpo durissimo, noi stessi lanciare noi questo messaggio di pace, perché varrà doppio nei confronti degli altri. Anche la nostra città è una città che si sta aprendo a una parte della popolazione che è di altra nazionalità, di altra religione. A questi amici non li guardiamo, questi nostri concittadini, almeno nel periodo di tempo che saranno con noi, non li guardiamo con diffidenza, accogliamoli magari portandoli a vedere questa mostra, così gli spiegheremo e gli insegneremo che cosa significa per noi il Natale e la pace. Auguri e grazie.